Professor Mattiè, come è noto mh, Leibniz ha avuto multiformi interessi, eh, da giovane si è interessato a lungo di problemi giuridici, ha svolto anche un'attività eh, diplomatica. Ecco, crede che l'attività così multiforme di Leibniz si possa abbracciare da un unico punto di vista? Per rispondere a questa difficile domanda userò il titolo di un celebre libro di Jean Barriussi. Leibniz e l'organizzazione religiosa della Terra. Che cosa significa questo? Eh, significa un progetto molto ambizioso che si proponeva di rigenerare, riformare la vita associata di tutti gli uomini attraverso una, un progresso della scienza. E questo spiega insieme le ricerche strettamente scientifiche di Leibniz e il suo rilevante interesse sociale e politico il suo cercare la, il sostegno eh, dei grandi della terra a cominciare dal suo padrone, diciamo, il duca di Hannover eh, che poi diventerà a un certo punto re d'Inghilterra ma no, a, non si riuscirà a persuaderlo a chiamare Leibniz a Londra, per andare fino allo al zar di Russia, Pietro il Grande. Ci furono contatti, ci furono anche successi personali, riuscì Leibniz a farsi spesso dare degli incarichi e delle prebende. Naturalmente il piano era troppo ambizioso per poter riuscire. Che significato si può dare, professor Mattier, a un termine come quello che lei ha usato, di organizzazione religiosa? Ecco, certo non un significato confessionale. A un certo punto Dunque Leibniz apparteneva alla confessione d'Augusta, una confessione eh, protestante, e quando venne a Roma fu officiato per diventare il bibliotecario della Vaticana. Una carica che facilmente poteva portare al cappello cardinalizio. Eh, Leibniz non accettò perché questo avrebbe implicato ovviamente una conversione al Cattolicesimo. Mm, la sua religiosità è una religiosità, per dir così filosofica, una fiducia, ecco, una fede se si vuole, ma una fede nella capacità della ragione di appunto trasformare la vita dell'uomo. Quindi non si tratta di una eh, confessione religiosa si tratta di una religiosità eh, razionale che non, è, che non eh, esclude anzi richiede quel grande progetto che Leibniz formulò e perseguì per quasi tutta la vita di riunificazione delle varie confessioni cristiane anzitutto cattolici e protestanti ma i protestanti erano molto divisi tra loro e poi eventualmente attraverso appunto lo zar di russia eh, ortodossi, orientali e protestanti e cattolici dall'altra parte. Non se ne, ne fece nulla, ma certamente la corrispondenza che Leibniz si intrattenne sia con Bossuet, sia con altri importanti cattolici, sia con molti eh, religiosi pastori protestanti, occupa una parte notevole delle sue opere. E questo è un progetto in qualche modo mh, superato dai tempi, ma in, qualche, in un altro senso che, tale che si torna a incrociare con l'ecumenismo di oggi. Sono tentativi se volete utopistici, ma tutt'altro che irrilevanti dal punto di vista teorico e forse anche un giorno dal punto di vista pratico. Dunque da quello che dice Leibniz ci appare uno spirito profondamente religioso, il concetto della trascendenza della divinità è centrale nella sua filosofia. Sì. Eh, che cosa sia la divinità per Leibniz eh, non è tanto facile dire perché tutto in lui è interconnesso. In certo modo la divinità e la coesistenza in una persona, perché era teista, non deista la coesistenza di tutti i predicati possibili, cioè di tutte le realtà pensabili. Ecco, da questo punto di vista c'è quasi un tentativo in Leibniz per costruire la divinità attraverso una, un processo logico. Però c'è anche invece una, un rapporto più personale con Dio quando Leibniz dice che mentre rispetto al mondo fisico Dio è una, è una specie di orologiaio, Rispetto al mondo morale, al mondo degli uomini, e il più perfetto dei governanti, noi siamo come suoi sudditi. In questa che lui chiama Repubblica Universale, ma dove c'è un monarca, questo è il significato allora di Repubblica. Eh, professor Matti, Leibniz mh, riprende alcuni argomenti classici per dimostrare l'esistenza di Dio, anche quello cartesiano. Sì, riprende l'argomento cartesiano che noi chiamiamo in genere argomento ontologico dopo Kant e che era stato proposto da Anselmo d'Aosta come particolarmente facile da capire, mentre invece diede luogo a interminabili discussioni in tutta la successiva storia della filosofia. La presenza in Leibniz di questo argomento cartesiano suscita qualche difficoltà perché per un altro verso Leibniz, come poi dirà Kant, eh, pensa che L'esistenza sia una posizione, cioè non ci può essere nessuna differenza di contenuto tra un concetto semplicemente pensato e un concetto posto nell'esistenza, altrimenti, cosa capiterebbe? Che il concetto pensato non corrisponderebbe a ciò che esiste, sarebbe il pensato di un altro possibile. Quindi la possibilità deve avere come contenuto lo stesso contenuto che ha poi nella realtà. Se questo è vero non si vede come si possa sfuggire all'obiezione di, di Kant che non sarà mai possibile desumere dallo stesso contenuto del concetto la necessità che questo concetto esista, neppure nel caso di Dio. Però Leibniz si limita a riprendere invece il concetto che lui chiama cartesiano. E che è uno dei, dei, uh, dei possibili argomenti che usa lo stesso Cartesio, e a dire che è necessaria un'aggiunta e c'è cioè la dimostrazione previa che questo concetto è pensabile. Questa dimostrazione consiste nel dire appunto che Dio, come accennavo prima, è l'insieme di tutti i predicati positivi, questi predicati essendo positivi non possono generare contraddizione e quindi Dio è possibile sempre per rimanere in un ambito teologico. Nel 1710 apparve anonimo un testo divenuto celebre, la Teodicea. Molti credettero che Teodiceo fosse il nome dell'autore. Sì, perché diceva, e se Teodice allora sembrava che... Sì. In realtà Leibniz aveva coniato questo nuovo termine, che poi avrà molta fortuna. Ecco, può spiegarci che cosa significa Teodicea e qual è il problema della Teodicea, ancora sì. prima che questa disciplina poi sì. venisse... Certo. Come dire, formalizzata? Nel significato etimologico, teodicea sarebbe una giustificazione di Dio o una dimostrazione della giustizia di Dio contro che cosa? Contro l'obiezione antichissima vero? che nel mondo esiste il male e se Dio ha creato il mondo ha anche creato il male. E già Agostino aveva difeso Dio da questa accusa dicendo che il male non ha una sostanza positiva, ma che è semplicemente una certa negatività implicita nel fatto stesso che il mondo non è Dio, cioè se il mondo fosse perfetto coinciderebbe con Dio, ma questo non è possibile, non possono esserci due dei, quindi la creazione è un atto di generosità o di magnificenza dipende dalle interpretazioni che necessariamente dà luogo a un essere inferiore a Dio e quindi con una certa parte di negatività. E la dimostrazione di Leibniz si sviluppa su questo canovaccio, ma in particolare eh, si riferisce alle obiezioni alla religione portate da certi che erano chiamati allora eh, come dire, o deisti se non credevano all'esistenza di un Dio personale, spesso scambiati con gli atei come nel caso di Spinoza. E in genere eh, con certi eh, cosiddetti libertini, nel senso, nel senso teorico della parola, non nel senso pratico, libertini nel senso che sostenevano la libertà della ragione nel discutere queste cose. In particolare, Leibniz polemizza con il Bale, autore del celebre dizionario. Che non si è mai professato né libertino né tantomeno ateo, ma che sosteneva l'incompatibilità della ragione con la fede, concludendo che si doveva lasciare cadere la ragione per sostenere la fede. Non si sa bene se questa conclusione fosse artificiosa o se fosse la vera convinzione di Bale. Comunque Leibniz si scaglia contro questa posizione perché pensa che tra fede e ragione ci sia necessariamente una concordanza di fondo assoluta, anche se la ragione non può arrivare a tutte le verità della fede. Professor Matteo, lei ha scritto che gli argomenti di Leibniz per giustificare la presenza del male fisico in qualche modo sono persuasivi, però quello che riesce difficile spiegare è il male morale. Secondo lei poi non si tratta di ricorrere agli argomenti di Voltaire semplicemente che sì. sottolineava la presenza eh, di alcuni episodi spiacevoli nel mondo. Eh, ecco, mh, brevemente, semplificando, perché non regge l'argomentazione della Teodicea di Leibniz secondo lei? Dunque, certo regge rispetto all'obiezione di Voltaire perché Leibniz non ha mai detto che il mondo fosse perfetto. Dice che è il migliore dei mondi possibili, ma il che non significa che sia... Neanche buono, potrebbe essere anche cattivo in, nel suo complesso, pur essendo il migliore possibile. No, Leibniz, invece, no, pensa che sia buono, che sia meglio che esista il mondo, vero? Eh, che, non, che non esista. Ma usa un argomento un po' troppo forte per giustificare la presenza del male nel mondo. Cioè, l'argomento che Dio stesso non poteva formare un mondo a suo piacimento doveva limitarsi a scegliere tra certi mondi, eh, i quali contengono già prima della creazione, nell'intelletto stesso di Dio, tutto ciò che in questi mondi sarebbe accaduto. Allora Dio non ha fatto altro che scegliere il migliore dei mondi possibili, se eh, ave ne avesse scelto un altro, avrebbe scelto male e questo è contraddittorio con il concetto di Dio. Ehm, se non che si tratta di vedere se esista un mondo che sia il migliore tra tutti, l'Aibis Medesimo quando parla per esempio del massimo numero possibile dice non esiste questo numero perché per quanto io immagino un numero grande potrò sempre immaginarne uno più grande potrebbe darsi che anche al mondo si applichi un ragionamento del genere per quanto immagino un mondo buono potrebbe sempre esistere uno migliore ma allora Dio non potrebbe fare il meglio non potrebbe scegliere il meglio e quindi non potrebbe attribuirsi a Dio questa perfezione. Eh, quindi in qualche modo Dio per essere giustificato viene legato a una possibilità che supera la sua stessa onnipotenza. E, però si può anche domandare perché Dio non può scegliere tutti i mondi, perché dato il modo in cui Leibniz eh, definisce il miglior mondo possibile, è quello che contiene il massimo di possibilità. Ma sotto questo mondo, in posizione degradante, ci sono infiniti altri mondi possibili. Se fosse possibile farli esistere tutti, sarebbe meglio che non farne esistere uno solo, perché ciascuno di questi mondi ha una certa positività. Allora, Leibniz introduce un concetto di incompossibilità tra i mondi, che però a mio parere è molto problematico, perché certamente è impossibile mescolare i mondi insieme. Ma nella mente divina tutti questi mondi coesistono senza alcuna contraddizione. E allora come mai se l'esistenza è una posizione nella realtà di questi mondi non è possibile farli esistere tutti nello stesso ordine in cui esistono nella mente divina? Insomma ci sono certe difficoltà che sorgono proprio dal tentativo di Leibniz di razionalizzare fino in fondo la creazione e la bontà di Dio. Professore, passiamo adesso a illustrare rapidamente la gnoseologia di Leibniz. Si dice comunemente che Leibniz voglia conciliare l'innatismo cartesiano con la lezione empirista. Si è parlato di innatismo virtuale. Qualcuno addirittura ha visto in Leibniz un'anticipazione della posizione kantiana. La persuade questa ricostruzione? Ecco, un'anticipazione della posizione kantiana non direi perché in Kant sono a loro modo innate certe forme, certe strutture, le forme dell'intuizione, spazio e tempo, le forme del pensiero, le dodici categorie. Ora questo non si può trovare eh, neppure quando si scopre, Leibniz essendo morto da lungo tempo, la risposta che Leibniz dà all'empirismo, l'occhiano, i nuovi saggi. Ehm, in questi nuovi saggi però c'è una sorta di innatismo molto interessante che mh, si stacca da ciò che Leibniz aveva pensato fino a questo momento, si tratta di un'opera della tarda mh, riflessione di Leibniz, uh, si stacca perché prima Leibniz aveva sempre detto in certo senso tutto è innato. cioè tutto ciò che nella monade si sviluppa via via nel tempo è già contenuto nella sua definizione e non fa altro che svilupparsi, ma in sostanza c'era già nella mente. Invece qui c'è un maggiore approfondimento del modo in cui il contenuto della mente esiste. Quando lei parla appunto di virtualità, eh, questa, questa parola che anche Leibniz ad opera e che era del resto tradizionale, assume un significato che anche attraverso la psicologia può essere illuminante. Non si tratta di una presenza di un contenuto fisso, immobile, che semplicemente scorre poi nella mente come la pellicola cinematografica scorre davanti alla macchina di proiezione. Si tratta di un contenuto che emerge alla coscienza. Vero? al momento buono diciamo e che emerge in corrispondenza estrinseca con quello che emerge nelle altre coscienze con quel che avviene nel mondo qui è una teoria di Leibniz a cui Leibniz arriva negli anni 90 e che non è particolarmente brillante questa teoria dell'armonia prestabilita però invece dal punto di vista di una psicologia diciamo metafisica di una psicologia eh, filosofica perlomeno questo emergere dall'inconscio alla coscienza spiega, spiega molte, molti fenomeni e anche un certo modo d'essere del soggetto pensante che ha nell'inconscio molto più di quello che si sviluppi nella sua coscienza. Quindi Leibniz è una specie di precursore dell'inconscio, se volete. Eh, e del passaggio da questo a quello, dall'inconscio alla coscienza. Per esempio fondamentale è fondamentale la sua dottrina delle piccole percezioni. Quando noi ascoltiamo per esempio il rumore del mare, ciascuna particella d'acqua deve esercitare su di noi un certo influsso, un certo, sviluppare un certo processo psichico. Però presa una per una la, le particelle del mare non darebbero luogo a nessuna percezione, perlomeno nessuna percezione cosciente, quella che Leibniz chiama appercezione. E invece tutti insieme lo fanno. Allora se lo fanno tutti insieme bisogna pensare che ciascuna abbia un qualche effetto, altrimenti anche il loro insieme non ne avrebbe nessuno, una somma di zeri sarebbe zero. Ma come l'hanno? Ecco, l'hanno in una forma inconscia che in qualche modo la mente unifica in sé, somma in sé. Una specie, se volete, di integrale per riallacciarci al calcolo infinitesimale di cui Leibniz è uno degli inventori. Questo mostra tra l'altro come tutte le dottrine di Leibniz siano interconnesse tra loro. Lei prima ha fa fatto cenno al, alla monade, uno dei concetti centrali del pensiero leibniziano. Questo termine che poi sembra di lontana derivazione pitagorica, già usato sì. da, da Cussano. Ecco, la monade nel suo significato più profondo, la monade è un termine che compare abbastanza tardi, prima si parlava di sostanza individuale e così via, nel suo significato più profondo è proprio il raccogliersi insieme in unità di tutte quelle percezioni inconsce che ne costituiscono la sostanza. Queste percezioni non solo corrispondono a tutti gli eventi anche inconsci della vita della monade, cioè di questo principio noi lo chiameremmo il soggetto pensante o, o senziente, eh, anche appunto di quelli che non, non essendo consci determinano tuttavia le scelte consapevoli, che non sono mai immotivate, ma racchiude addirittura tutto l'universo. Come rappresentazione, in gran parte oscura e confusa, raccolgono tutto il contenuto dell'universo e la sua vita. Eh, quindi tutte le monadi hanno lo stesso contenuto, salvo che lo prospettano da punti di vista diversi. Perché se lo prospettassero da un punto di vista unico e per di più perfettamente chiaro e distinto, coinciderebbero, sarebbero l'unica un moneda della moneda divina. Perché per un principio molto noto di Leibniz, il principio degli indiscernibili, due realtà non possono eh, avere lo stesso contenuto logico eh, assolutamente identico perché allora coinciderebbero anche due per esempio monete che si suppone siano identiche in realtà non lo sono e non lo sono non soltanto perché hanno una materia diversa, ma perché c'è in loro sempre qualche differenza, anche se non me ne accorgo. Ed è noto che Leibniz facendo da precettore filosofico alla figlia del suo datore di lavoro del duca di Canova, alla celebre Sofia Carlotta che poi sposerà il primo re di Prussia, eh, nel parco di Herrenhausen si divertiva a sfidarla, a trovare due foglie perfettamente uguali, anche della stessa pianta. E Sofia Carlotta provava e non riusciva perché si riusciva ancora sempre con, a occhio anche e poi a maggior ragione con i microscopi, a scoprire qualche differenza di contenuto. Allora se le monadi fossero tutte identiche non potrebbero esisterne tante, quindi non esisterebbe che Dio, noi non saremmo altro che un'apparenza che corrisponde alla sostanza divina. Allora com'è possibile che le monadi rispecchino tutte lo stesso universo e siano diverse? È possibile solo in quanto gran parte della loro rappresentazione è oscura e confusa. Quindi c'è in Leibniz come essenziale, perché sia possibile l'esistenza, un aspetto che io chiamo notturno, cioè un aspetto che non si lascia risolvere in concetti chiari e distinti. Questo fonda l'assoluta la necessità di distinguere la prospettiva logica in Leibniz dalla prospettiva metafisica. Lei prima, professore, ha accennato a un'altra celebre dottrina leibniziana quella dell'armonia prestabilita. Sì. Di cosa si tratta? Ecco, per evitare quella difficoltà eh, che era sorta a proposito della filosofia di Cartesio, di capire come mai una sostanza pensante e non estesa e non fisica agisca sui corpi che invece sono fatti di materia e che obbediscono alle leggi fisiche del movimento e quindi sono messi in moto solo da un urto o comunque da una spinta materiale. Per questo era state, erano state proposte molte, eh, molte soluzioni, tra cui quella che lei chiama dei cartesiani, o noi diremo degli occasionalisti, in cui si dice no, effettivamente la mh, materia non agisce mai sull'anima e l'anima non agisce mai sulla materia. Anche quando io ho l'impressione di muovere la mano perché lo voglio, in realtà la mano obbedisce a impulsi meccanici. E soltanto vi obbedisce in perfetta corrispondenza con la mia volontà. E quando io sento un dolore perché uno spillo mi punge, non è la puntura la causa del dolore, ma c'è una concomitanza esatta tra il momento in cui lo spillo mi punge e il dolore che sento. Questa, questa pseudo-soluzione va soggetta a obiezioni molto gravi. Nel caso degli occasionalisti lo stesso Leibniz osserva che Dio è come uno che cerca di coordinare continuamente degli orologi che non vanno mai d'accordo. E invece lui dice no, gli orologi vanno d'accordo perché sono perfetti in quanto costruiti da Dio, segnano tutti la stessa ora ma senza che l'uno influisca sull'altro. Allora che cosa c'è? C'è un'armonia tra gli orologi, ossia tra tutte le sostanze che si sviluppano, per cui il momento dell'una corrisponde al momento o all'ora se preferite dell'altra. Ma anche questa soluzione leibniziana è molto molto eh, criticabile perché c'era un abate chiamato Fouché che eh, obietta, ma se questa corrispondenza c'è, ma non c'è nessun influsso fisico, non c'è nessun, nessuna possibilità di comunicare tra una sostanza e l'altra, nessuno si potrà accorgere se la corrispondenza c'è o non c'è. E Quindi, che cosa accadrà? Che è come se non ci fosse, non occorre supporla, è inverificabile e Leibniz non è molto in grado di rispondere a questa obiezione. La cosa curiosa è che la dottrina dell'armonia prestabilita fu formulata già da un filosofo arabo, probabilmente al-Farabi, di cui si è ritrovato non l'originale arabo, ma una traduzione latina, in cui su una base. Di, diciamo, di astrologia sostiene esattamente la stessa cosa cioè che tutte le azioni delle sostanze sono preordinate da dio attraverso l'influsso delle stelle ma che le sostanze per esempio noi due che parliamo non agiamo per niente per niente l'uno sull'altro andiamo d'accordo o in disaccordo ma in base a questa pre Disposizione originaria. Non si sa se Leibniz abbia conosciuto questo frammento che è stato pubblicato poi recente, negli anni nove, del Novecento già da una rivista francese. Comunque non era poi una soluzione così strana questa dell'armonia prestabilita, anche se in realtà non risolve niente.